ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento della carriera allenatore. Nell'episodio precedente abbiamo fatto il calciomercato, direi che è un calciomercato abbastanza buono a parer mio. Poi mi dovete votare, dovete fare il voto, perché oggi penso di finirlo il calciomercato, non lo so. Siamo all'11 agosto, mo dobbiamo affrontare l'Inter, quindi ancora un po' lunghetto come tutto. Intanto Higuain ha dato per 62 milioni a Borussia Dortmund, Fekir 73 milioni a Milan, va bene. Comunque dobbiamo affrontare l'Inter, dicevo. Ah, per ricapitolare tutto, questa nuova formazione, un 4-3-3 con Meret che è cresciuto, Alexander Arnold che è cresciuto, Anton sta crescendo, Koulibaly è un mostro, Goulam, molti mi hanno, cioè uno in particolare mi ha suggerito di cederlo perché ha 28 anni, è fermo 81, quindi sto pensando, se dovesse fare schifo in questi mesi, di cederlo a gennaio. Comunque non si sa, poi vedremo. Cavani non posso toglierlo, Malcolm all'esordio. Almeno è più forte di Verdi, Verdi ha fatto bene con me, però Malcolm è tutta un'altra pasta, almeno si spera, e forse un centrocampo troppo poco offensivo, quasi quasi invece di Bentancur metto Zielinski, perché Zielinski può veramente far male con la sua velocità e il suo dinamismo, praticamente come il Napoli di Sarri, praticamente. Comunque Fabian dà più copertura, comunque spero di fare bene. Le tattiche, ho messo queste, classica tattica, pressing su primo controllo e manovra veloce, ok? Quindi vediamo un po' le istruzioni, vabbè, le istruzioni, ogni singolo giocatore è inutile che vi faccia vedere tutto cosa, tutto nel dettaglio. E niente, io un paio di giorni fa su Instagram, pertanto io sono molto attivo su Instagram, visto che mo mi hanno aggiunto finalmente i sondaggi, fammi una domanda e che là di cosa là, tranne lo swipe up, perché lo swipe up ce l'avrò solo quando raggiungerò i 10.000 e quando raggiungo, dicevo, nei giorni precedenti ho fatto un sondaggio per chi dovevo comprare come esterno destro o esterno sinistro. Tra quarti di finale, semifinale e finale ha vinto Lozano, che ha vinto il ballottaggio, diciamo così, con Kluivert. Da una parte sono felice, perché era uno dei miei pupilli, devo dire la verità, e molti l'avranno scelto perché Lozano pare che sia del Napoli, pare, ma non lo so. Comunque, penso di aver detto tutto, poi vabbè, metto l'immagine, tutte le percentuali, nomi, bla bla bla, insomma, a posto della mia faccia, ecco, mi sono un attimo impappippato con le impappippato, bene. Devo chiamare l'Accademia della Crusca per dire che significa impappittato, va bene. Invece di continuare a dire cazzate, possiamo andare a giocare la partita, no? Dell'Inter, dobbiamo vincere ovviamente la finale di Supercoppa Italia. Incrociamo le dita e andiamo in campo. Amici sportivi, benvenuti qui allo stadio San Siro di Milano, Inter-Napoli. Oggi inizia ufficialmente la stagione 2019-2020, sia per l'Inter che per il Napoli, ma visto che abbiamo un occhio di riguardo per il Napoli, un Napoli rifondato, un Napoli con, si spera, giocatori più forti, un Napoli con, diciamo, i titolarissimi dell'anno scorso che hanno perso un po' di gerarchie, i primi Hamsik che ha una sua età, quindi si vedrà. Qui inquadrato Malcolm, il debutto del giocatore prelevato da Barcellona in cambio di Ciciletti, una cosa epocale. Intanto stanno sparando ancora i fuochi a Barcellona per Ciciletti, insomma, speriamo in bene. È iniziata Inter Napoli, forza ragazzi, dai, prova il buco, ma il Napoli è organizzatissimo. Caramo, attenzione, 1-2, vale 1-2, Meret, bomba centrale da parte di Lingard, se non vado errato, e Meret preparatissimo, non si muove nella sua posizione, ma regala un calcio d'angolo all'Inter, si appresta a batterlo Perisic, cross, oddio, cross da fuori, Brozovic, che bomba, Meret, il capitano Brozovic, mamma mia che bomba, non ci pensa su due volte, vedo un di buco e Goulam allontana. Il Napoli deve ancora accendere quella miccia
soprattutto sulla destra con Malcolm, ma Malcolm deve ancora entrare in gioco in maniera precisa. Ecco qui Malcolm, dribbling, Alan, si ferma Alan, al limite Zielinski, il... mamma mia, Zielinski, il tiro, troppo centrale Handanovic, non si muove, Icardi, attenzione Brozovic, Brozovic è solo, Brozovic, Icardi, il tiro, mamma mia! Ah, punizione! Punizione per l'Inter, Perisic, si avvicina anche Grimaldo, il tiro Grimaldo, Meret, Cavani, mantiene palla, bella Cavani, bellissimo il passaggio per Malcolm, puntuale, Malcolm contro Grimaldo, Zielinski, bella per Cavani, Edinson, 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 prima occasione per il Napoli, è subito in vantaggio, il Matador, il Matador, il Matador, 1-0 Napoli, bella, bella azione, Cavani detta il passaggio, il preciso, puntuale, Zielinski, vede nel corridoio il Matador, e supera Handanovic nell'angolino lontano e ci sta bene così. Attenzione D'Ambrosio, D'Ambrosio è solo, D'Ambrosio rientra Insigne, rientra Insigne, bella fase di copertura, si allarga Icardi sulla destra, Icardi è solo, Meret, fine primo tempo, Napoli in vantaggio 1-0 sull'Inter, un Napoli che sta soffrendo in maniera infinita, ma è stato breve e cinico, va bene così, questo è l'importante. L'importante non è giocare alla grande, soffrire, ovviamente non troppo, ma essere cinico. Questo il Napoli sta facendo. E il secondo tempo tra Inter e Napoli per la Supercoppa italiana. Fabian sta facendo un'ottima fase di copertura, lo spagnolo. Malcolm ci ha provato. Bellissimo Alan. Alan, grosso in mezzo. Edinson! Doppietta! 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 È il Matador! 2-0 Napoli! Bella, bella palla, bella azione, partita dal brasiliano Malcolm e Alan, l'inserimento puntuale. Mamma mia, Cavani alle spalle di Gueveray. Non ci arriva. 2-0 per il Napoli. Bene così, il Napoli ha un passo dalla vittoria della Supercoppa. Dai! Mamma mia che partita! Una partita del Napoli organizzata. Edinson, oddio! Miracolissimo! Che miracolo di Meret! Che miracolo di Meret! Da rivedere nell'incrocio! Ha volato! Prima di fare questa parata ha bevuto una Red Bull, è ufficiale, perché gli ha messo le ali la bibita. Mamma mia Meret, classiche tre sostituzioni, culone, esordio per Urar, centrocampista francese, primo acquisto dell'era culone della seconda stagione. Urar, Cavani, Urar, inserimento, Urar, Handanovic, eccolo, lo squillo da nuovo acquisto. Insigne, dalla bandierina, Koulibaly sale in cielo, Handanovic, ancora Insigne, va Edinson, Insigne, Insigne, cross in mezzo, secondo palo, Goulam, 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 Fonzi, Goulam, Fonzi, Fonzi, Goulam, 3-0, il Napoli si porta a casa alla Supercoppa italiana contro l'Inter. Mamma mia, bello, bello il controllo di Insigne sull'esterno, il controllo della palla in maniera eccezionale, se la porta sul destro, guarda Goulam, l'inserimento alle spalle di De Vrij sembra, e Goulam sale in cielo e mi sembra che abbia toccato anche la traversa, vediamo un po', eh sì, ha toccato la traversa, ha toccato la traversa, e anche questa partita tocco il legno, ma Goulam la manda dentro, 3-0, adesso manca solo il fischio finale per questa partita e finisce, il Napoli vince la Supercoppa italiana 2019, batte, schiatta, umilia l'Inter in casa sua per 3-0, culone, può festeggiare, ha in mano a un super Napoli, è un Napoli da 10, è un Napoli da 10,
E adesso godiamoci i festeggiamenti. Insigne capitano, di me una coppa e alta quanto insigne, eccezionale. Insigne la alza. Mamma mia, eccezionale. Va bene. Va benissimo. Va benissimo così, va benissimo. Va benissimo. Sì! E Napoli festeggia. Primo trofeo 2019. Va bene. Eccoci qua ragazzi al menu principale. Dobbiamo affrontare un'altra volta l'Inter, però non sono andato avanti per la conferenza stampa. Pertanto andiamo a Ubmercato e vediamo sto Lozano se accettano, se magari accettano. Vediamo un po', 29 milioni, allora nella realtà il Napoli sarebbe disposto a offrire 40, quindi provo 35 avanza, 49 milioni e 700, no, è impossibile. Raga, non ce la faccio, impossibile, è impossibile, 49 milioni, è impossibile. Il secondo classificato era Kluivert, però anche quello costa un botto, costa un fottio, quindi proviamo Kluivert. No, però Kluivert, Rashford era quello che è arrivato in in finale. È una reale, impossibile. No, devo rimanere così per forza. Non ho soldi. Devo rimanere forza così. Mi ero illuso, ma devo rimanere per forza così. Insigne venduto, perfetto. Offerte di trasferimento per Anastasio. Offerte di trasferimento per Anastasio, 600.000 accetta ormai. Dobbiamo riaffrontare l'Inter. Offerta di trasferimento per Vinicius. Offerta di trasferimento per Vinicius, 950.000, trattiamo sempre. Trattiamo sempre. 950.000. 1450, dai, 1350. Vediamo un po'. Ok. Allora, mi sembra che mi sono arrivati dei soldi, giusto? Quindi vediamo un po'. Mi sono arrivati dei soldi e infatti, quindi potrei prendermelo Lozano. Vediamo un po'. Vediamo un po' se accettano Lozano, vediamo un po'. Va bene che mi serve come panchinaro, però... Allora ragazzi, ricapitoliamo. Abbiamo vinto la Supercoppa Italiana. Ho accettato, ho trattato Vinicius. Roberto Insigne è andato via e si ha in trattativa con Anastasio, non si sa per quanto. Io penso di finirla qua. Sarà un appuntamento molto breve, infinitamente breve. Il tempo di farvi vedere proprio la partita. Anche perché si è bloccato il trasferimento di Lozano, forse si sbloccherà più avanti. Niente raga, l'Inter la giocheremo il prossimo appuntamento affronteremo calendario Inter, Sampdoria e Benevento e proveremo a prendere Lozano in queste due settimane. Scusate per questo appuntamento breve, però ho avuto problemi durante la registrazione, molti problemi, quindi spero di non cancellare tutti i file, che altrimenti bestemmio, che ho fatto la partita con l'Inter veramente strepitosa, oserei dire, anche se un po' culona. Vabbè ragazzi, un saluto a tutti, speriamo che nel prossimo appuntamento riusciremo a comprare Lozano. Altrimenti io proverò Rashford, anche se è impossibile, visto che andrà da Barcellona. Proverò uno che è arrivato ai quarti, non lo so, ai semifinali, non lo so. Raga, Pavon potrei provare? Non lo so, se non si sblocca la trattativa per Lozano, perché mo è bloccata, come potete vedere, penso che si sbloccherà, spero, che altrimenti bestemmio, è giusto o no? Vabbè, fatemi sapere voi, un saluto a tutti. Io prima non avevo soldi, perché questi chiedevano
non so se ve lo faccio vedere, ma penso di sì, 50 milioni, no, 49,5 di milioni, e io ne avevo 37, pur facendo il giochetto delle finanze. Mo ne tengo 60 milioni. Quanti ne tengo? Andiamo a vedere nelle finanze. Tengo esattamente 52 milioni, quindi sono aumentato, quindi vorrei provare ad affondare il colpo per Lonzano. Speriamo che questa cosa si sblocchi e niente. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Comunque questo Napoli è da 10. C'è bisogno di un esterno, spero Lonzano, perché altrimenti punterò su altro. Scusatemi se questo appuntamento è infinitamente breve. E niente, un saluto a tutti, forza Napoli sempre, ciao.